No, mi sa che ho fatto una stronzata. Sono entrato in partita senza muzzle brake, senza freno di bocca e senza silenziatore, perché questo MDR dovrebbe avere sì, MDR, dovrebbe avere il silenziatore. L'ho tolto per risparmiare spazio, ma mi sono dimenticato di rimetterlo. E non ho nemmeno un freno di bocca. Adesso vediamo, sono sicuro di non avere niente. Però adesso vediamo. Devo innanzitutto nascondermi. Ma dove mi nascondo? Dove mi nascondo? Dai, qua dentro. Qua dentro ci sta. No, dai, che scemo, no, sono entrato con niente, Allora, devo aspettare un attimo. Vediamo, devo uscire, eh? Sì, devo solo uscire, devo solamente uscire. Quindi aspettiamo qua. Ho messo in full auto, sì, perfetto. A posto. Aspetta un pochettino, devo andare a controllare la carne che ho messo nel forno. Mi ha chiamato adesso mia mamma, quindi se entra qualcuno mi fa pace. Ok, che culo, non mi hanno fatto fuori. Avete visto la nuova webcam circolare? No, aspettate. Circolare. Non sono ancora riuscito a sistemare la rimozione dello sfondo, quindi teniamo questa circolare. Mi sembra comunque carina, non è male. Dovrò ricordarmi di fare le pulizie, di sistemarmi il letto, perché se no... No, dall'altra parte. Metti a fuoco, se no c'è un po' di casino. Infatti lì c'è la coperta che ho usato per riposarmi. Niente. Stiamo registrando da 6 minuti, quindi sono 5 minuti che sono in partita circa, più o meno. Proviamo ad andare verso l'estrazione. Sono ormai 9 minuti di registrazione. Ho fatto partire la registrazione qualche istante prima, quindi dovremmo esserci. Tempo di arrivare di là. Salvo che qualche cecchino ci faccia fuori. Ho preso il setup più schifoso del Night Vision, e le cuffie più schifose, questa a livello 4, niente zaino, giusto perché volevo entrare e uscire da qua. Nessuno che mi spara. Miracolo. 3, 2. 1. Vediamo, in teoria non dovrebbe darmi il run through. In teoria. Yes. 9 minuti e 2 secondi. Proprio ratti. Ratti e basta. Alright, andiamo da Jäger. Completata. No, Jäger. Ok, completata. Ci ha sbloccato Pest Control. Eliminate scavs in the barracks area on reserve. Qual è la barracks area? Boh. Non penso di farla adesso, questa quest. Ok, che quest devo fare? Boh, non lo so. Mi piace questo setup. Magari mettiamogli il silenziatore. Era questo, perfetto. Proviamo a fare qualcosa su Lighthouse. Magari uso lo stesso setup. Che ore sono? Ok, sono le 3. Magari uso lo stesso setup e andiamo a fare qualcosa su Lighthouse. Eccoci qua, amici miei. Non so dove sono. Sono totalmente perso. Non so dove sono. Scendiamo giù. Ah, mi dovevo imparare prima o poi sta mappa. Cioè, mi dovrò imparare prima o poi sta mappa. Non vedo niente, assolutamente.
Ammo used 11, 11, 11, non l'ho mai preso. Ci riproviamo. Dove sono? Ok, sono... Ma ovviamente si vede tutto. Sono entrato di notte, tipo a luna di notte, si vede completamente tutto. Non ho bisogno del night vision. Ottimo. E niente, devo andare verso di là, dove c'è il... La valigetta di Therapist. Io non so dove possono esserci spawn di altri PMC. Quindi non vorrei ritrovarmi dietro, magari. Vi faccio vedere come sono entrato. Ok, sono entrato così. Con quest'arma carina che ho rubato qualcuno. È pieno? Ma come quasi full? Ma in che senso quasi full? Ma dai, ma non l'avevo finito di ricaricare. Ok. Ho 51 colpi con me, compreso quello in canna, l'apparenza in canna. E non so se tenere il visore o no, perché c'è un sacco di luce. Poi adesso solo questo visore schifoso. Eh no, ne ho un altro. Però è quello da mettere senza il metto. È quello da mettere con l'impalcatura e basta. Lì c'è un tizio. Droppato. Eh sì, l'avrei visto anche senza niente. Vabbè, teniamolo per... No, togliamolo, mi aumenta il campo visivo. O lo teniamo. No, teniamolo. Potevo mettermi qualche silenziatore sopra. Non ci ho pensato. Livello 58, Urka senza armi. Ma in che senso, scusami? In che senso senza armi? Secondo me si è dimenticato. Con un rig dentro. What? Ma perché sta cosa? Boh. Ok. Andiamo contro il muro di là, contro la scogliera di là. Così non siamo proprio in mezzo al nulla. Tengo il night vision perché va bene che vedo. Che vedo poco.
Però quel poco che vedo lo vedo meglio. Almeno mi sembra. Qua. Beviamoci lo zucco di frutta, mi metto via i dollari. Ok, ritorniamo dove siamo, da dove siamo arrivati. Mi faccio la stessa strada. Già che ci sono, lutto anche questi scav. Male, non fa. Pippi. Nulak. Tanta roba. Prendiamo i 50 pippi che sono più, molto più valuables. Domanda. Quello è uno degli striker che devo marcare. Cosa è successo alla luna? Quello è uno degli striker che devo marcare, per caso? Yes. E ci becchiamo anche un Saiga 9. Non vale tantissimo, ma al massimo me lo vendo. No, sicuramente me lo vendo, fa schifo. Così abbiamo fatto anche un pezzettino dell'altra missione. Fatto bene a portarmi i segnalini. Allora, stavo parlando un attimo al telefono e mi sono rincontrato quello davanti. Andiamo a vedere cosa aveva di bellino. Ok, abbiamo metà caricatore. E fammi avvicinare. Godo. Ma tipo un sacco. Anche il leone che mi serviva. Ho spazio. No, non proprio. Cuffie. Così mi prendo il gallo. Sono un deficiente. E questo l'abbiamo lootato. Il suo amico. Mi sembra uno scav, sì, uno scav. VPX. Beviamoci il latte.
Ok, possiamo avanzare. Peso un casino. Quanto peso? 64,3. Ci metterò un sacco ad arrivare a destinazione. Abbiamo 14 minuti. Quindi non dovrebbe essere un problema. Too bad, boy. Grande raid. Grande raid. Due scav player, due player. Missione completata. Abbiamo trovato un leone che devo dare a Ragman. Sono davvero contento. Non ho mai fatto un raid così ottimo su Lighthouse. Sono andati tutti male. Vediamo. Ah no, era un player, non era uno scav. No, che stupido. Che stupido, dovevo droppare lo zaino e andare a controllare. E niente. 58, 54, questo chissà, vediamo. Tutti sopra il 50. Sono contento. Allora, character. Ok, abbiamo un attack 2 e un pilgrim. Il pilgrim, andiamo subito a venderlo. E mi sono ancora dimenticato di prendere le missioni. Va bene, vendiamogli il pilgrim. Che missioni avevamo? Exit location, reserve. Ok, non importa. Elimination, Rashala. Ok, tu, Evil Spirits. Carino. Locate the Effigy of Morana. Ma che è? Una missione nuova, per forza. Per fo'. Sembra sia qualcosa legato alla primavera. Infatti, Spring Never Changes. Light up the bonfire on any location. Ok. Non so come funziona. Poi dobbiamo un WD-40, 400 ml e un blocchi di TNT. Ok, che non abbiamo. Fa niente. Andiamo a consegnare le missioni. Devo accettare anche questa. Tanto non penso di farla mai. Alright. Oh, là, ora abbiamo sbloccato anche l'aluminium splint. Buono. Poi, Ragman. Living high is not a crime. Ok, gli devo dare un altro Bronze Lion e una cat figurine. Qua, cosa abbiamo trovato? Maschera, cuffie, VPX. E un bear a livello 54. Qua il nostro zaino lo riequipaggio. Ulak GP7 e il Black Rock con un chicken, un cake, Usec 58, questi M80 li prendo, e una cotton. Allora, vendo un po' di roba, questo M1A, niente male davvero con il thermal. Grande cosa. E niente, sistemo un attimo l'inventario e poi ci rivedremo nel prossimo raid o nella prossima puntata, dipende da quanto diventa lungo. E niente, ci vediamo.